una commedia musicale che si ispira al successo di Broadway ma parla italiano. Debutta a Milano La famiglia Addams, il musical dedicato all'eccentrica famiglia, protagonista della serie TV che compie 50 anni, di film e fumetti famosi in tutto il mondo. La versione italiana, con musiche originali di Andrew Lipa, ha la regia di Giorgio Gallione, traduzione e adattamento di Stefano Benni, e protagonisti Geppi Cucciari nel ruolo di Morticia e Elio in quello di Gomez. Per il regista, i due attori e talenti eccentrici sono gli Addams perfetti, sexy lei, dissacrante lui. Non ho mai preso parte a una commedia musicale, questa è la mia prima volta, è la prima volta di tante cose in realtà questa. Canto, ballo un tango con Elio, e sì, ancheggio. Gli ho dato un po' del mio umorismo che mi piace pensare che somiglia a quello di Morticia, cioè un po' dissacrante, un po'... cupo. Il mio personaggio mi assomiglia molto e mi piace anche molto perché rispecchia tantissimo la vita di tanti uomini, soprattutto in questi ultimi anni in cui vengono martellati dalle proprie mogli. La trama si ispira alla versione newyorkese. Mercoledì, ormai 18enne, si fidanza con Lucas, un ragazzo normale, e lo confida al padre Gomez, il quale per la prima volta tiene un segreto alla moglie. Tutto cambierà dopo l'incontro con promesso sposo e con suoceri. Un family show, come lo definisce la produzione, che si avvale della perfetta alchimia dei protagonisti. Ci siamo trovati subito bene e mi piace molto essere la sua vittima, anche se alla fine vinco io. A vestire il cast è lo stilista Antonio Marras, che con la sartoria del Piccolo Teatro di Milano e con Cristalli Swarovski ha preparato i 50 abiti di scena, che insieme alla scenografia creano un'ambientazione gotica e glamour. Il tour della famiglia Addams debutta il 17 ottobre al Teatro della Luna di Milano e prosegue tra gennaio e marzo 2015 a Trieste, Bologna, Genova, Torino, Roma, Ancona, Firenze e Lecce.